Dai su, vieni in Abruzzo, vieni con me. Abbiamo la montagna, nel mare ci si bagna, le sagre puoi andare. Non farti richiamare, ti stiamo ad aspettare. Dai su, fatti portare. Buonasera cari telespettatori e bentornati a Dillo a Stellina. I nostri appuntamenti il lunedì, il martedì, il venerdì e il sabato alle 20 su Super J, canale 634. La nostra mail dilloastellina@superj.it, mercato di Castelnuovo. Andiamo a vedere cosa dice la gente. Vamos! Grande, signore e signori, il grande, buongiorno. In abiti cacceschi, diciamo. Che è successo qua? 2021, che anno sarà? Spostiamoci un po'. Scusa, che anno sarà? Il grande Giovanni. È un po' difficile da dire. Non ci possiamo sbilanciare. Ci possiamo sbilanciare, speriamo bene. Vediamo un po' il futuro, che cosa ci riserva. Ce la togliamo sta mascherina o no? Speriamo di sì, perché così effettivamente è un po'... Però... I problemi ci stanno, le cose aumentano, vediamo un po'. Speriamo. Se capita il vaccino te lo fai, Gio? Ci devo riflettere, penso di sì comunque. Ci devi riflettere. Vediamo, tanto a noi non ci tocca per primo, quindi abbiamo pure la possibilità di riflettere un pochettino. No, adesso siamo alla finestra, vediamo che succede e poi... Lo fai? Io lo faccio. Io no. Perché? Perché no? Perché ho paura di farlo. Tu ti paura? Tu? No, io lo faccio perché bisogna farlo. Tu che fai? Non lo so, sono in dubbio. No, perché non credo più a niente, capito? No, perché no. Prima diceva il 100, adesso il 95 e poi addirittura il 75%. Allora, il vaccino in Italia è efficace dopo la seconda puntura. Ma è sempre da vedere, perché mica è tanto facile. Capito? Io sono d'accordo, bisogna vaccinarsi. E ai tutti i miei colleghi dico di vaccinarsi, è la cosa essenziale per il momento. Cosa ha detto? Che non se lo fa, però. Ho in dubbio, ho detto che non me la fa. Devo vedere prima gli altri che cosa succedono e poi a vedere. Quindi a danni in se voi che io esatto, vengo dopo. Giustamente. Andate avanti che io mi vengo siamo dietro. Siamo soddisfatti di questo nuovo inizio, spero che andrà tutto bene e che saremo operativi sul settore. Che anno sarà? Non lo so e non si saprà. Speriamo che sarà migliore. Se capita il vaccino te lo fai? Si deve vedere. Sei dubbioso? Un po' sì. Perché? Non lo so, l'idea che mi viene. Da valutare quindi? Sempre. Ma torniamo in zona gialla e poi rossi. Tu come ti vesti? Non va tanto bene. Va bene, grazie, buona giornata. Grazie a voi. Il 2021 sarà? Speriamo bene, meglio di quello del 2020. Ma dici che ce la togliamo sta mascherina? Sarà difficile, ma quando è quest'estate forse. Se capita il vaccino te lo fai? Ma cioè, la categoria mia a sto momento non mi tocca, quando mi toccherà può darsi. Perché mo c'hai paura? No, non è che c'ho paura. Devi valutare. Devo valutare. Vabbè, le controindicazioni, c'hai paura. Esatto. Va bene. Arrivederci. Ciao. Grazie. Speriamo, un anno pieno di salute soprattutto. C'è un segnale. Gioia, sorrisi. Tu che pensi? Sorprese. Sorprese? Sorprese in positivo, non è che andrà mazzolata. Vediamo. Senti, ma se capita il vaccino lo fai? Vediamo. Vediamo, tu? Perché no? Spiegò un po' l'amica tua. Convincila. Ci sta, l'hanno fatto, un motivo ci sta.
tutti ci abbiamo paura perché non si sa come va a finire, però sempre vediamo. Va bene ragazzi, buona giornata. Ciao. Ciao, sempre vediamo. Giusto. Che anno sarà il 2021? Un anno migliore del 2020. E fino a qua era semplice. Ah, amica. Che cosa speri che accada nel 2021? Che ci togliamo le mascherine. Ma ce le togliamo? Secondo me sì, dai. Sei fiducioso? Sì, tu? Molto. Se hai la possibilità di fare il vaccino, lo fai? Sì. Sì, senza paura, così. No, secco. Senza paura, perché... Secco. Secco. Allora, oggi sia arancione, domani e dopodomani rossi, poi diventiamo gialli, poi diventiamo rossi. Tu come ti vesti? Io mi vesto in nero. Vabbè, buon ciao. Anno e tante belle cose. Ciao. Di nero questo si veste. Buongiorno maestro, che anno sarà il 2021? 2021, il 2020 ha fatto schifo. Appunto, il 2021. Ha fatto schifo, speriamo il 2021. Ma chi ci comanda fanno ancora più schifo. Così, tu secca. Tu dici, la riusciamo a togliere la mascherina? Non lo so, entro il 2021 penso sia difficile. Mm. Se lo capita spero. Il vaccino lo fai? Io personalmente no. No? No. Hai paura? Ma a parte quello però... Devi valutare. Devo valutare. Va bene. Buona grazie. Giornata. Buongiorno. Ciao. Maestro, che anno sarà il 2021? Speriamo bene. Che quando è? Io penso bene. Tu pensi bene? Ma tu dici ce la togliamo la mascherina? A carnevale sì, poi portiamo quella naturale. Se capita il vaccino lo fai? No. Perché? Perché prima se la deve fare, prima Mattarella, poi se la deve fare Conte, poi se la deve fare Papa, e poi mano in mano, poi a rete andiamo noi. E quindi vedi prima che gli fa quello? Questo sapete quando accede che si vaccina. Mannaggia, tu dici così brutto! Io fiducia ne tengo. Ho capito, non hai fiducia. No, assolutamente no. Va bene maestro, tanti auguri, tante belle anche cose. Anche a voi tutti quanti. Ciao, ciao. Lui il vaccino non lo fa, aspetti che si muore che lì dentro. Ed eccoci catapultati in quel di Nereto, andiamo a sentire cosa dice la gente. Vamos! Che si dice? Si riparte? Stiamo ripartendo alla grande, il lavoro c'è. Speriamo che le persone cominciano a riuscire, i soldi ci sono, sono tutti preparati, i saldi, siamo pronti con i saldi a dare una mano a tutto il pubblico. I soldi ci sono? I soldi scarseggiano un po', però quando si vuole qualcosina si riesce ad avere tutto, basta avere l'impegno e soprattutto l'intelligenza di saper acquistare. Quindi, comunque poco ma buono. Poco ma buono, ma sicuramente andremo verso il futuro con molta... con molta fatica, però ce la faremo sicuramente. Va bene. I commercianti sono tutti pronti, siamo entusiasmi di ritornare a lavorare sulle aree pubbliche. Spero che il futuro sarà brillante per tutti. Un buon lavoro anche a voi. Grazie. Signori,
Martina, dove te ne vedi questi fiori? Belle, eh? Belle. Ma ti distratto, ma signor. Tu mi hai distratto, sto lì. Distratto? Sì. Che si dice a Nerete, signor? Che si dice a Nerete? Tu signor che dici? Non mi scappa, dove te ne vedi? C'ho da fare. Dove te ne vedi? Alla casa? Sì. Va bene, buon rientro. Niente, mi sono venuto a trovare, come si sta nel rete in questo periodo? Ah beh, non si sta male. Cioè, in senso, non è tutto sto... qua giù non è come altri posti. Quindi cioè... si sta un po' più tranquilli, diciamo. Sì, vabbè, nei paesetti nostri, siccome più piccoli, ci facciamo i cavoli nostri. Bravo. Quindi, diciamo, siamo a casa, quando è, tipo, ci usciamo. Quando usciamo sempre per... fatto per spesa... Si esce poco. Sì, però... sì. Ma per forza, che sennò qua non si va avanti. Filippo, se ti capita il vaccino te lo fai? No. No. Ti no, paura. Perché in due mesi a fa un vaccino non è possibile. Cioè, non... Non è stato testato, secondo te? Secondo me hanno fatto troppe cose troppo in vetta, perché per fare un vaccino non ci vuole due mesi. Ci vuole gli anni. Questa è una buona riflessione. No, questa è una riflessione che dovreste fare un po' tutti. Che poi tutti questi contagi che si sono aumentati, ci sta pure un motivo e perché, secondo me. Secondo me può essere pure anche fatto anche il vaccino. Nonostante non è stato testato, tutto quanto, è coso. Ah, tu dici, al contrario. Esatto. Ognuno ha le sue teorie. Questa è la mia idea. Dopo uno pensa come si pare. No, qua il microfono è aperto, ognuno può dire quello che ti pare. Va bene, maestro. Tante belle cose, ci vediamo la prossima. Ci becchiamo, ogni tanto ci vado per esempio qualche canzone nuova. Ciao, va. Faccio qualche perla. Vai. No, come la vedi Nerete in questo periodo? Moscia, sta. Moscia? No, non morta, moscia. Moscia. Sì, abbiamo capito. Quindi. Moscia. Senti, ma se capita il vaccino te lo fai? Sì. Come no? Ma ci sta tanta gente. Stiamo aspettando. Io sto aspettando. Già ti sei prenotato, diciamo. Sì. Tu, secondo te ci sarà un'altra ondata oppure... Non finisce qua. Qui è lunga la questione perché più persone non ci sta attento. E queste scuole che hanno riaperto, secondo te, come le vedi? Non bene. Stessa cosa penso io. Scuola aperta, secondo me, è un problema. Ma sei vicino. Poca gente al mercato. Non c'è nessuno perché sono paura di venire. Tu dici che non è il freddo. Il freddo, il covid, il poveretto, non c'è soldi. Tu tre cose. Che sei in Italia? Io? 25 anni. 25 anni, quindi la storia la conosci bene. L'hai studiata prima di venire, allora io ho vivo qua in Italia. 25 anni, ho girato tutta Italia, la conosco, però sono un popolo buono, te dico io, la verità. È il periodo che è brutto. È il periodo che è brutto. Non è solo qua, è tutto il mondo così. Lo so. Grazie. Stanno cercando di aiutare tutti, però devono fare quelli che può. È chiaro. Grazie. Quello che ne può, non ne può. Buon lavoro. Maestro, che dici tu? Dove sta la gente? Dove è finita la gente? La gente non esce, esce poco. Ha paura, dici che non è il freddo? Anche il freddo, ma soprattutto c'ha paura. Un periodaccio, dai. Con quello che si dice intorno c'ho paura. È un periodaccio, veramente. Se capita il vaccino tu lo fai? Beh, probabilmente sì. Perché probabilmente? Beh, sono ancora titubante, ma sono più per il sì che per il no. Però facciamolo fare prima agli altri, vero? Forse quelli più importanti di noi. Come va? Bene. Che si dice qua nel reto? Che si dice? Mo siamo riusciti un pochetto. Com'è la situazione? Buona? Meglio di prima, dai. Beh sì, dai.
Io ti prego. Speriamo bene, dai. Speriamo bene. Se capita il vaccino te lo fai? Beh sì. 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 Tu signore il vaccino te lo fai? Sì. Pure tu. C'è tanta gente che c'ha paura, lo sapete? No, pure io sono contrario al vaccino. Però adesso è troppo. Ce lo vuole. Ce lo vuole. Va bene. Speriamo. Speriamo bene. Come si sta nerete dopo le feste? Si sta come prima. Si sta come prima. Anzi, un po' peggio perché sono venite pure la tredicesima. I quadrini sono venite tutte. Tutte venite. Come la vedi questa nuova zona gialla? Durerà, non durerà? Stamattina sul giornale diceva che forse ripassava la zona arancione perché dice che. Ma si qua ogni giorno è un colore diverso. Ma giallo e arancione andiamo a venire stesso dopo, no? Sì, bene o male sì. È brutto se è zona rossa. Lo so. Purtroppo lavoro in città, i soldi sono finiti. Se capita il vaccino te lo fai? Io lo faccio, sì. Io ho 74 anni, poi è presto. A te da tocca. Ma tocca, sì. Ma tanto mai visto che fa la scelta di chi. Ma fa la scelta, perché arrivo, ne avasse. Arriviamo noi a 74 anni, dice questo ha fatto, se non vuoi, capite? Va bene, okay. Buona giornata. Aspettando, ciao. Mo fa la scelta, ha detto giù, mo ci sta la scelta. Ma un po' si è ripartiti oppure siamo fermi al palo? Stiamo in momenti di stallo. Stallo, sì. Momento di stallo. Se capita il vaccino te lo fai? Certo. Sì. Subito, così. Sì. Lo sai che tanta gente ha paura? A sto punto solo il vaccino ci può tirare fuori, speriamo, in modo definitivo. Quindi si aspetti il vaccino, dici? Io sì, io lo faccio. 2021 come sarà? Come il 2020 oppure? All'incirca. Poi dipende da noi. Se siamo attenti e responsabili, se no ce lo portiamo avanti ancora un po'. Dal mercato di Nerete è tutto. Finisce qui un'altra puntata di Dillo a Stellina. Vi ricordo i nostri appuntamenti che sono il lunedì, il martedì, il venerdì e il sabato. Alle 20 su Super J, canale 634, alla nostra mail dillastellina@superj.it. Ci vediamo alla prossima e come dice Stellino, fatti portare. Un ringraziamento a Fabio alle riprese, a tutto Super J. Ciao!